Buonasera amici e amiche di La CTV. Oggi parleremo di chirurgia della spalla, con particolare riferimento alle patologie della spalla, articolazione sicuramente molto ma molto complessa e delicata. Ne parleremo con due ospiti studio. Intanto mi appresto a presentare l'ospite che ci ha già raggiunto, che è il dottore Angelo Di Giunta. Buonasera a lei, ortopedico del Policlinico Morgagni di Catania. Buonasera, perché lei insomma da Catania ha raggiunto i nostri studi, quindi certo. Le siamo veramente grati. Grazie, gentilissimo, grazie per l'invito e spero che possa essere utile scambiare un paio di parole e approfondimenti su questo argomento. E dovrebbe raggiungerci a breve il professor Olimpio Galasso, che è professore associato dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Policlinico invece di Germaneto qui a Catanzaro. Esattamente. Lo aspettiamo. Intanto le chiedo, no, una domanda semplice, perché l'articolazione della spalla è considerata, anzi è una delle più complesse del corpo umano? Già partiamo da un presupposto. È un'articolazione pendente, contrariamente alle altre che sono delle articolazioni da carico, è un'articolazione che prevalentemente ha bisogno di qualcosa che la sostenga. In più c'è un aggravante, che è una grossa variabile, è legata al fatto che essendo la glena, la zona dove si attacca, più piccola rispetto alla testa di ben 5 volte, anche lì ha bisogno di un supporto maggiore. È l'articolazione più mobile nel nostro corpo e quindi ancor di più complessa è da un punto di vista, diciamo, strutturale e da un punto di vista di stabilità e da un punto di vista meccanico. Dovremmo averne molta cura, quali accortezze? Sì, sicuramente, però c'è un'usura che va dal fisiologico. Al di là dell'usura legata al tempo. Infatti, cura sì, ma come il resto, diciamo, della nostra parte del corpo, però sicuramente la spalla, essendo più complessa, ha forse un po' di attenzione in più, ha necessità di un po' di attenzione in più. Quali sono le comuni affezioni che la colpiscono? Spazia a 360 gradi. Spazia a 360 gradi, Andiamo dalla patologia della cuffia alla patologia dell'instabilità, quindi prevalentemente c'è veramente tanto. A volte ancora ci sono tante sorprese per noi chirurghi, paradossalmente, anche perché è una chirurgia che si è aperta negli ultimi 25 anni, possiamo dire, anche forse 30. In Europa ancora di più, devo dire che c'è la grande scuola francese da un punto di vista di chirurgia e poi anche associamo la scuola americana. La scuola italiana ha fatto un salto in alto negli ultimi 15 anni, questo decisamente grazie anche a tutta la tecnologia che ci è venuta incontro, in quanto dietro una spalla così complessa abbiamo dietro anche il supporto, noi ortopedici, dei bioingegneri meccanici, che ci hanno dato un grande aiuto a comprendere la dinamicità, la complessità di questa articolazione. Come dicevo, l'instabilità della spalla, o meglio la poca stabilità e congruenza, lei deve immaginare la spalla, spesso nei congressi la utilizziamo come riferimento per dire quanto è instabile, come il tee nel campo da golf dove si tiene la pallina. D'accordo? Sì, ben chiaro. Esattamente, ben quello chiaro. È il rapporto della glena con la testa. Ma un tempo si tendeva a catalogare tutti i dolori della spalla come periartrite, perché? Bandita. Finito. Meno è male. Un termine che si utilizzava tempo fa perché non avevamo prevalentemente un'idea chiara delle varie patologie. Buonasera. Intanto ci ha raggiunto così, diciamo, all'improvviso il professor Galasso. Buonasera, mi spiace per il ritardo, ma avrete saputo che c'è stato un terribile incidente sulla strada. Esattamente, dove siamo rimasti tutti imbottigliati, tutti e tre eravamo sullo stesso posto. La ringrazio per averci raggiunto. Ci mancherebbe, grazie a voi, grazie a voi dell'invito, grazie all'amico Angelo, insomma, che ha voluto anche la mia presenza. Noi l'abbiamo già presentata con dovizia di particolare. Caspita, insomma. E presto, insomma, interrogerò anche lei. Benissimo, insomma, attendo allora le sue indicazioni.
Parlavamo della pediartrite scapolomerale, la famosa pediartrite scapolomerale. Ho detto bandita, ormai si utilizzava prima perché fondamentalmente era un termine che diceva tutto ma non diceva niente, perché non si conosceva oggi la minuzia del particolare, non si conosceva, perché si dava un'idea molto generica, perché non c'era un approfondimento come quello che c'è oggi. Oggi sappiamo fortunatamente dalla visita, dall'esame clinico, dalla storia che ci racconta il paziente, come già dobbiamo indirizzarci e verso cosa indirizzarci. Esempio, arriva in ambulatorio un paziente giovane con magari 21 anni, 22 anni, con i genitori, in linea di massa io già dentro il mio schema posso immaginare che stiamo parlando di un paziente o che ha avuto un incidente o che ha avuto un'instabilità, quindi una lussazione di spalla. Allora a quel punto già focalizzo, poi i test di semeiotica clinica insieme agli esami strumentali, vedi la radiografia, risonanza ed eventualmente TAC, supportano e ci danno ancora di più l'idea di quella che è la patologia. Quindi possiamo essere più precisi. Due termini che insomma mi hanno incuriosito, lussazione, stabilità, di che parliamo? Lussazione parliamo di un sempre nell'ambito del rapporto, come ho detto prima, della glena, quindi superficie scapolare, rispetto alla testa, quindi 5 volte la testa dell'omero più grande rispetto alla glena, lì quando c'è un trauma, la testa dell'omero esce, la famosa lussazione di spalla. Chiaro. Anteriore, posteriore, quello che sia. Ora, nel momento in cui c'è un primo episodio, già si dovrebbe oggi cercare di venire incontro e comprendere e trattare in alcuni casi anche i primi episodi di lussazione di spalla. È una patologia che viene prevalentemente vista o passata inosservata, perché magari mentre nello sportivo viene tirato in campo, cosa che non dovrebbe mai accadere. Non dovrebbe mai succedere, perché è sicuramente può creare delle problematiche di altro genere, oppure passare in pronto soccorso. Quindi a noi ortopedici, escluso il traumatologo, arriva in seconda battuta. Ora cosa succede? Che nel momento in cui la testa dell'omero esce, può creare un danno a carico della glena, quindi danno osseo, o a carico della testa. Questo nel tempo, ripetendosi, dà incontro alla instabilità e quindi lussazione abituale della spalla. La lascio per qualche istante, perché vado dal professore Galasso, col quale invece ci soffermeremo sulla lesione della cuffia dei rotatori. Innanzitutto di che si tratta, di che parliamo, facciamo comprendere dei spettatori. Sì, è un'entità patologica molto diffusa nella popolazione generale. Quando uno parla di lesione dei tendini della spalla, immagina un soggetto giovane sportivo che è impegnato nel praticare l'attività agonistica e che si lede questi tendini della spalla. In realtà poi nella pratica clinica non è così, è una patologia che interessa prevalentemente una popolazione di mezza età, tra i 50 e i 60 anni, e generalmente l'eziopatogenesi è di tipo degenerativo, quindi non c'è una lesione traumatica di questi tendini. Quindi è legata al passare dell'età? È legata al trascorrere del tempo, sì, ahimè, insomma, prima o poi interesserà tutti quanti tutti. Noi. Sì. E il paziente tipicamente racconta di una storia clinica che inizia da tempo, che gestisce in maniera ottimale prendendo un po' di antidolorifico, antinfiammatorio, risolvendo momentaneamente la fase dolorosa, la fase algica, ma poi nel tempo insomma, il paziente stesso ci racconta che questi episodi di dolore diventano sempre più frequenti ed è questo che lo spinge a sottoporsi a una visita specialistica. Quali sono i fattori che possono danneggiare i tendini? Il trascorrere del tempo, l'età è sicuramente uno dei fattori di rischio principali. Indubbiamente insomma, l'attività lavorativa svolta rappresenta un fattore da prendere in considerazione. Sicuramente chi svolge dei lavori manuali, dei lavori lavorativi pesanti, è più soggetto a sviluppare questo tipo di condizione. E poi c'è purtroppo quella che è un tratto comune a molte delle nostre malattie, che è la familiarità, la predisposizione costituzionale e genetica a sviluppare Intanto una chiamata. Pronto, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera, sono Luca da Francica. Senta, sì. Volevo fare una domanda ai dottori. Sì. Senta, io faccio un lavoro molto pesante in un'azienda e a volte scarico dei pacchi pesanti. Ho avuto un forte dolore ad una spalla
però poi è passato, ho fatto delle radiografie ma non risulta niente, però questo dolore a volte mi torna, specialmente di sera. Cosa può essere e che rimedio ci potrebbe essere? E allora il dottore di giunta faceva sì, segno. Parliamo appunto di quello che ha appena finito di parlare. Esattamente. Sì. Il professor ecco Galasso. Quindi sì, abbiamo, sì, già, la diagnosi, abbiamo no, già la diagnosi no, chiara. Non è così semplice, però sicuramente le informazioni che ci fornisce il nostro ascoltatore sono abbastanza suggestive. La radiografia giustamente dice non segnala nulla, è negativa, insomma, bisogna allora probabilmente approfondire con ulteriori accertamenti e sicuramente un esame ecografico può essere un primo passaggio da osservare, da seguire. Il problema dell'ecografia, che è un ottimo accertamento, ma purtroppo è operatore dipendente, quindi dipende molto dal radiologo che esegue questo tipo di accertamento, che legge e interpreta le immagini. Quindi se noi siamo consapevoli, sappiamo che insomma, il radiologo con cui afferriamo è sicuramente competente nell'ecografia e nel settore muscoloscheletrico, possiamo ritenerlo un esame attendibile, diversamente la risonanza magnetica che chiarisce sicuramente i dubbi. Anche qui mi consentitemi di approfittare di questa occasione per affrontare questo argomento. Sul territorio sono disponibili molte risonanze magnetiche, ma non tutte, ahimè, sono in grado di fornirci in maniera accurata una valutazione dello stato della cuffia, dei tendini della spalla. Di recarsi... Generalmente sono risonanze magnetiche che devono avere un'alta intensità di campo, insomma. Molto spesso abbiamo apparecchi presenti con 0,2 Tesla che danno delle immagini con una scarsa definizione. Questo non aiuta il clinico che poi deve operare una scelta importante e che spesso è quella di poi portare sul campo operatorio, sul tavolo operatorio del paziente. Quindi, insomma. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera, sono Stefania da Catanzaro. Io volevo sapere qual è l'esame ottimale per diagnosticare la lesione della cuffia dei rotatori. Grazie. Grazie a lei, Stefania. Quindi restiamo in tema. Esatto. Professore Galasso. Sì, sì, sì. E, insomma, è un po' quello che abbiamo detto. La risonanza, appena un po'. Probabilmente la risonanza è sicuramente l'esame più accurato nella valutazione, insomma, lo stato della cuffia. Non tutti, e insomma. Bisogna, insomma, farlo con apparecchiatura, insomma, che sia dignitosa, ecco, insomma, che abbia un discreto potere di risoluzione. Anche perché mi permetto di introdurmi, così rendiamo anche un po' più il dibattito, interattivo. Insomma, un po'... Esattamente. Le informazioni che noi riusciamo ad avere insieme all'esame clinico, che logicamente è principe in tutto questo, riescono a darci anche a volte, a noi chirurghi, una possibilità di prognosi. Mi spiego meglio. Nel momento in cui parliamo di ecografia, ci limita su alcune cose perché non mi dice la distanza, non mi dice il trofismo del muscolo, che sono informazioni a livello prognostico. Per quanto riguarda invece la risonanza magnetica, se fatta come giustamente ha detto il professore Galasso, ci aiuta a comprendere se questo tendine è recuperabile, come è recuperabile. E quindi ci permette un'analisi più specifica? Sì, anche perché nel momento in cui c'è una lesione della cuffia, il grosso punto che è debole è la zona di attecchimento tra il tendine e l'osso. E ci ritorniamo tra pochissimo perché abbiamo una chiamata. Perfetto. Buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Cosenza. Prego. Volevo fare una domanda al dottore. Io ho il tendine sovraspinoso infiammato con calcificazione. Ho fatto i cicli di terapia. Però poi il problema si ripresenta. Attualmente, dopo 2 mesi, inizio l'attività lavorativa e si ripresenta. Volevo un consiglio come posso prevenire o affrontare sempre questo ripetersi del dolore. Io uso mezzi di giardiniere, in pratica, faccio questo lavoro. Grazie. Chi di voi risponde? Indifferente, va bene. Allora, per quanto riguarda la calcificazione tendinea, anche lì bisogna vedere se la calcificazione è stata identificata ecograficamente e quindi è una diagnosi ecografica, oppure se è una diagnosi radiografica. Perché ecograficamente ci possono essere degli artefatti che possono dare un'idea che possono esserci delle microcalcificazioni e queste possono sviarci a noi clinici. Invece radiograficamente, se si mette in evidenza che tra la testa dell'omero, nei tendini della cuffia e i rotatori, all'interno c'è una calcificazione, è visibile radiograficamente. A quel punto si apre uno scenario totalmente diverso, uno scenario che va
È come avere, io dico sempre ai pazienti, è come avere un sassolino dentro la scarpa. È difficile perché in fin dei conti appena alzo c'è un dolore importante e quindi è fastidioso. L'insorgenza di solito è dalla sera alla mattina. Così, come se quindi, niente improvviso. Fosse, di solito è messa lì, silente, sta zitta e poi invece ce la ritroviamo con un dolore urente, il paziente è refrattario a qualsiasi tipo di antinfiammatorio, antidolorifico, eccetera, eccetera. Da un punto di vista di trattamento c'è un panel ben preciso, il paziente arriva da noi già che aveva fatto delle infiltrazioni, arriva da noi con della fisioterapia. Ora lì si può gestire sicuramente con fisioterapia perché dobbiamo disgregare questa area calcifica. Sì. Quindi per poterlo fare dobbiamo agire dall'esterno, se vogliamo, con delle onde d'urto o oggi abbiamo quella che è definita l'osteoclasia ecoguidata. Attraverso l'ecografia facciamo un lavaggio dell'articolazione, nello specifico di quell'area tendinea subacromiale e quindi di conseguenza la disgreghiamo. In ultimo c'è l'artroscopia. Esattamente, ok. Allora abbiamo una chiamata intanto. Buonasera, con chi parlo? Dove chiama? Pronto? Sì, siamo da Maila. Sì, prego. Pronto? Sì. Mi sente? Chiama da Maila, sì. Sì, noi la sentiamo, prego, faccia la domanda. Io sono stato operato dalla spalla. Sì. Sono stato operato dalla spalla sinistra nel 2009 e poi mi avevano dato una piccola pensione. Dopo 7 anni me l'hanno tolta perché dice che la spalla va bene, va meglio, però io non posso alzare nemmeno una bottiglia. Faccio un lavoro pure pesante in agricoltura. E mi trovo questa situazione, non so cosa fare, i dolori non passano, la spalla, io il braccio lo alzo a livello della spalla, un po' più alto, alzare per tutto non ce la faccio. Quanti anni ha? Io ho 60 anni quasi. Prego. Lascio rispondere al professore. 60. Non gliel'ho chiesto, insomma, casualmente. Lascio rispondere alla sua domanda al professore Galasso. Sì, intanto insomma, il nostro amico ci dice di essere stato operato alcuni anni fa, insomma, non ci descrive il tipo di intervento che ha subito, è verosimile che abbia avuto una lesione di cuffia per la quale poi è stato sottoposto a una ricostruzione di questa sutura. Purtroppo noi sappiamo bene che una certa quota di queste suture nel tempo è destinata a cedere nuovamente. Questa è legata non alla incapacità del chirurgo di eseguire una corretta sutura, ma è legata, e torniamo quindi al discorso che abbiamo fatto inizialmente, alla scarsa qualità dei tessuti, alla scarsa qualità biologica dei tessuti. Per cui questi vengono riparati, ma purtroppo nel corso del tempo nuovamente cedono e quindi è possibile anche che il dolore che adesso avverte, l'impossibilità ad abdurre il braccio, siano legati a un fallimento della ricostruzione della cuffia. E quindi cosa dovrebbe fare? Intanto un esame radiografico è sempre il modo migliore per iniziare, insomma questo ci consente di escludere alcune condizioni come un'omoartrosi, un'artrosi dell'articolazione glenomerale ed eventualmente in seconda battuta, ma io direi dopo essersi sottoposto a visita specialistica, a una nuova risonanza magnetica per valutare lo stato della cuffia che è stata ricostruita anni addietro. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Abbiamo lasciato buonasera, una serie di argomenti sono interrotti. Sono Caterina e chiamo da Nocera. Sì, prego. Allora, io 3 anni fa sono scivolata nel bagno e ho avuto una lussazione scapolo-omerale alla spalla destra. Messa a posto con delle manovre in ospedale e poi praticamente mi sono immobilizzata dopo questo episodio e mi sono resa conto di avere meno forza nelle braccia. Volevo sapere se questo problema è riconducibile alla caduta. Lei quanti anni ha, signora? 56. Ok, perfetto. Benissimo, così il dottore riuscirà a dare una diagnosi ancora più precisa. Grazie.
Prego, arrivederci. Da una diagnosi, già vabbè, sarebbe presunzione. Però a dire allora, insomma, ad avere grafica, un elemento in più, sì, no? Sì, da analizzare. Nella grafica, come vediamo, di questa diciamo, anatomia della spalla, vediamo sulla sinistra una spalla normale, sulla destra una spalla che si lussa anteriormente, così come ha detto la signora, e una invece posteriormente nel terzo caso. Ora, dobbiamo immaginare che lì la spalla è avvolta da tutta una serie di tendini. Cosa succede? Visto che biologicamente i tendini nel tempo vanno a degenerarsi, nel momento in cui si superano, è stato definito in letteratura i 45 anni, lì inizia un processo di degenerazione tendinea che, se insieme all'evento traumatico della signora, quindi la lussazione anteriore della spalla, può provocare anche una lesione dei tendini stessi. E quindi ci ritroveremo con due problematiche: uno, quello dell'instabilità della spalla; l'altro, quello della lesione della cuffia. Per capirlo, cosa deve fare questa signora? Fondamentalmente studio radiografico prioritario per me, per vedere che non ci siano delle problematiche scheletriche che sono intercorse nell'evento traumatico, e una risonanza magnetica, al di là dell'esame clinico che, come ho detto prima, è principe di qualsiasi altra cosa. Professore Galasso prima faceva riferimento alle artrosi, con cui oggi dovremmo parlare, di cui oggi dovremmo parlare anche con lei, no? Che, lo ricordiamo, si trova a Villa Serena, a Catanzaro. È arrivato quando da Catania? Oggi? Oggi stesso, bene. Oggi okay. Stesso, sì, decisamente. Allora, è una chirurgia, partiamo da questo. Nei primi anni, per trovare il paziente da protesi e quindi di conseguenza con artrosi glenomerale, è stato veramente difficile, perché in effetti non avevamo l'occultura. Io ho iniziato questo lavoro nel 93 e inizialmente abbiamo trattato con la protesica i pazienti prevalentemente con una frattura di un certo tipo che era difficile da gestire. Nel tempo abbiamo visto, e quindi amplificando, aumentando la cultura dei vari pazienti, che il problema non era solo sulla cuffia, ma era anche sull'artrosi che si ha tra la testa dell'omero e la glena. Quindi abbiamo affinato, sempre anche grazie alla risonanza magnetica, radiografie, la nostra chirurgia, a volte abbiamo messo anche l'artroscopio dentro queste artrosi per capire un pochettino come funzionava. Benissimo, oggi ci ritroviamo con l'avere nell'artrosi un'altra patologia comunissima, che magari, essendo un'articolazione pendente, prima il paziente si teneva così, mi basta stare al di sotto dei 90 gradi, il paziente di 75, 85 e anche più se ne stava lì tranquillo, d'altronde la vecchietta era messa lì. Oggi no, oggi non è più sufficiente, oggi il paziente sta male, vuole stare bene, sa di poter stare bene, quindi nel momento in cui altera tutto ciò, il suo assetto qualitativo di vita, bussa alla porta dell'ortopedico. Bussa alla porta dell'ortopedico. Abbiamo una chiamata, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera, sono da Reggio Calabria. Sì, vorrei, può alzare un po' il volume, sì, della... La sentiamo, pronto? Ora la sentiamo, prego. Da Reggio Calabria. Sì, prego. Io vorrei fare una domanda. Ho avuto una, a seguito di una caduta, ho avuto una lussazione e ho fatto il trapezio omerale destro. Sono stato messo a posto in ospedale e poi sto facendo adesso fisioterapia. Però, cioè, oltre, sono passati già 40 giorni e ancora durante la notte ho dei forti dolori al braccio, certe volte anche all'avambraccio e alla mano. Cioè, può essere una conseguenza della caduta, e quanto dureranno ancora questi dolori? Le risponderà subito il professore Galasso. Sì, insomma, il percorso di recupero dopo una lussazione glenomerale può essere più lungo di quello che noi siamo soliti credere. Molto spesso durante la lussazione non c'è solo la perdita di contatto dei rapporti articolari, ma c'è pure tutta una serie di lesioni aggiuntive che si vengono a determinare. Prima il dottor Di Giunta ci ricordava, insomma, che spesso si associano a queste lussazioni delle lesioni della cuffia rotatoria. Quindi innanzitutto bisogna determinare bene qual è stato il danno che il trauma ha creato, quindi capire se c'è stato solamente un evento di lussazione oppure si è determinata una lesione anatomopatologica più complessa.
e poi mettere in conto un periodo lungo di riabilitazione. Insomma, spesso anche dopo 3 o 4 mesi il paziente ci riferisce ancora in ambulatorio che sono presenti delle limitazioni e quindi... In quel caso come intervenite? In quel caso, dopo aver concluso l'iter diagnostico, bisogna individuare qual è la causa, insomma, di questa limitazione. Se è una rigidità conseguente al periodo lungo di immobilizzazione, se invece una limitazione prodotta da una lesione aggiuntiva dei tendini della cuffia e dei rotatori, o se invece addirittura, insomma, il paziente ha sviluppato una sindrome algodistrofica che spesso viene a complicare, insomma, il trauma iniziale di lussazione. Cuffie dei rotatori, quali le tecniche innovative? Lesione? Sì, io credo che sia stato già speso, di insomma, qualche avete parola. Avete fatto anche un intervento? A riguardo, in realtà la storia di questa articolazione della spalla è cambiata molto negli ultimi 15 anni, insomma, è quella dove l'avvento dell'artroscopia probabilmente ha segnato i maggiori avanzamenti nella conoscenza e quindi nella possibilità di cura del nostro paziente. È possibile effettuare una chirurgia aperta della spalla, quindi tradizionale, però questa spesso fa sì che il chirurgo perda alcune peculiarità della lesione stessa, insomma alcune lesioni sottili, fini, la cui individuazione è fondamentale nel trattamento del paziente. Quindi l'avvento dell'artroscopia. L'artroscopia ci consente non solo, a volte quando il paziente pensa all'artroscopio, pensa a una tecnica mini-invasiva, alle tre piccole incisioni, grandi quanto un dito, e quindi il paziente richiede questo. In realtà non è solo questo, non è solo la mini invasività, ma anche la possibilità, entrando all'interno dell'articolazione, di effettuare delle diagnosi molto raffinate e quindi una cura molto precisa e sartoriale della lesione del paziente. Insomma, la tecnologia che va avanti e che porta i suoi frutti. Sì. Intanto volevo leggere giusto velocemente alcune mail che ci sono arrivate quando, insomma, preannunciavamo la puntata di oggi. E, dottor Di Giunta, chiedevano: consiglia l'assunzione di integratori per tendini e legamenti, per i tendini e per i legamenti? Lì ancora di scientifico abbiamo poco, però sicuramente nel futuro c'è un qualcosa che aiuterà sicuramente, però ancora è una piccola porticina che si sta iniziando, perché abbiamo bisogno di rigenerare, quindi stiamo cercando da un punto di vista biologico di qualcosa che dia meccanicamente, e quando la facciamo chirurgicamente, ma anche biologicamente, un'integrazione, quindi una migliore vascolarizzazione dei tendini sull'osso. Ma ci sono degli alimenti, poi chiedeva un altro telespettatore, che favoriscono la salute dei tendini? Non ad oggi niente di scientificamente serio. E quali sono i tempi di recupero dopo la rottura del tendine della spalla? C'è stato scritto, e gli leggo, insomma, quest'ultima mail. È una domanda che spesso ricorre quando in ambulatorio diciamo al paziente che purtroppo, insomma, deve affrontare un intervento chirurgico per poter... Gli preme sapere, gli preme sapere quanto tempo dovrà star fermo. Dipende un po' dalla grandezza della lesione della cuffia rotatoria. Una lesione piccola che si riesce a riparare bene, bastano 3 settimane di immobilizzazione. Lesioni più grandi in cui c'è una retrazione mediale dei tendini della spalla, allora richiedono almeno 4 settimane di immobilizzazione, a cui però bisogna dire al paziente che devono seguire almeno un periodo di un mese di riabilitazione, ma un mese spesso è poco, e quindi il paziente deve mettere in conto 3 mesi almeno dopo un intervento di ricostruzione della cuffia. Bene, grazie professore Galasso, noi siamo in chiusura, non ho più tempo. La ringrazio per essere stato con noi. Spero di riaverle in studio. Grazie. E grazie professore, dottor Di Giunta. Grazie davvero, perché insomma non è stato semplice, la ringrazio per averci raggiunto. Grazie per me. E noi con la C Salute torniamo mercoledì. Buon proseguimento con i nostri programmi.